Sì, siamo qui con l'onorevole Claudio Martelli in questa bellissima mattinata di luglio a Santa Domenica di Ricadi. Ecco, una sua considerazione riguardo questa ennesima presentazione di questo bellissimo volume, Vita e persecuzione di Giovanni Falcone. Sì, è più di un anno che giro l'Italia per presentare questo libro e devo dire che ovunque raccolgo testimonianze di attenzione, di serietà, di ricordo appassionato della vicenda umana, professionale e direi politica di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. E questo, come dire, è in certa misura è di conforto per chi l'ha vissuta in prima persona e direi ha fatto parte di quella storia. È un buon segno, insomma, che la memoria non scompaia, anche se certe volte è magari confusa, sono confuse le responsabilità, non è chiaro quello che è accaduto e si va a sospettare di tutto e di tutti, all'inghiottire, è come dire una pietanza, una minestra riscaldata, insomma, no? Sì, un'altra domanda: quanto è importante parlare in primis di queste figure magistrali, appunto giudice Falcone e Borsellino, nelle scuole, magari anche dai più piccoli in poi? È fondamentale per quella che si potrebbe chiamare una pedagogia civile, no? Un'educazione civile. Naturalmente non bisogna gonfiarsi di retorica. Io per esempio scoraggio l'idea di parlare di Falcone e Borsellino come di martiri. Io li considero degli eroi, non dei martiri. I martiri sono quelli della Chiesa. Sì, anche loro hanno testimoniato una fede, la fede nella giustizia. Forse anche nello Stato, nonostante tutto, erano servitori dello Stato e tali volevano essere considerati e tali sono stati in prima linea. E davvero eroi. È importante che i ragazzi conoscano questi esempi, conoscano queste storie, le traiettorie umane, il perché alcuni si sono mossi come Falcone e Borsellino ed altri invece contro di loro. Eviterei però appunto la retorica che tutto confonde, no? Diventano come quelle notti in tutte le vacche sono nere per cui non le distingui l'una dall'altra. No, questo non va bene. E dunque la riflessione deve essere sempre intelligente, critica. Credo tra l'altro non è che stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di adolescenti e forse anche più grandicelli. Io non mi sottraggo mai a una discussione, a un dibattito, ovunque vado a presentare il libro e anche in altre occasioni, poco tempo fa in Sardegna, a un convegno di magistrati, dove c'è stata anche una qualche forma di polemica, però insomma civile, non selvaggia come in altre circostanze ho visto accadere. E poi comunque la discussione, il confronto, che sia dialogo, che sia anche un po' polemico, sono sempre educativi. Naturalmente non bisogna trascendere, questo è evidente, o usare un linguaggio violento o denigratorio, però questo non esime dal dire la verità che uno conosce. Grazie ancora all'onorevole Martelli, a presto a Capo Vaticano. Di nuovo a presto.